Allora, dove eravamo? Domande sul sacrificio. Io volevo dire una cosa. Vai. Per me è quella cosa di proprio di come parli, no? Mi sento che è fondamentale, nel senso, perché devo usare una parola di rinuncia quando ho scelto di non? Cioè, per me è comunque una scelta, no? Scelgo di fare quello e scelgo di non fare l'altro, non è una rinuncia, cioè, e sento che mi risuona veramente in modo diverso quella rinuncia, no? E il non scegliere, perché la non scelta è veramente nella mia consapevolezza in quel momento presente di quello che voglio fare e quello che e quell'azione come mi fa sentire. Quindi quella chiave lì, cioè è di una chiarezza a un certo punto, per come la vivo io personalmente, che veramente arrivi in un senso di benessere, perché sei tu il creatore e crei la tua realtà. Quindi non rinuncio a niente, scelgo sempre in qualsiasi momento. Sono io l'artefice. Erika, niente loro. Perché quando abbiamo fatto la bracciolata e quindi sei vegetariana, ci siamo messi a parlare di come si fa a macinare. La tolleranza lì è stata unica. Bene, grazie. Sì, no. Perché, onestamente, tu hai fatto una tua scelta di essere vegetariana, no? Però non te che mi hai imposto la tua scelta, nemmeno a tua figlia. No, no. E no. Neanche a chi ti sta vicino in realtà. Ma no, non sembra assurdo per me, sempre per me parlo, no? Perché cosa è libertà. Sì, ma guarda te, sei fonte di libertà, le persone ti stanno vicino. Ma no, non te sei fonte di libertà, le persone stanno distanti. Sì, la libertà di solito nel dialogo, cioè ne dire la parola. Mi hai detto che c'è un cazzone qualche volta, mi hai detto ma me so che ti ho detto perché ti offensi veramente, ma a me ne frega un cazzo. Io sono d'accordo con te, stiamo attenti però che non è sempre così, anche fra persone. Mentre condivido pienamente la scelta, condivido pienamente il senso di libertà, e questo è chiaramente una delle basi di una scelta, di un cambiamento di vita. La modalità con la quale noi passiamo agli altri le cose è da osservare, nel senso che io posso accettare che tu per abitudine, come hai detto prima, mi mandi a fanculo. Io lo accetto perché ti conosco. So che ci viviamo, ci mettono tante cose belle di te e accetto questo. Ti comunicherò che questo tuo vaffanculo in alcuni momenti mi ferisce. Allora, non ti dico di farlo, ma ti dico mi ferisce, e nel tuo rispetto di me vuol dire in un altro modo troverai tu. Allora, in questo senso è libertà, come hai detto prima. Io non cambio per te, cambio perché voglio cambiare. E questa è una delle basi di nuovo di scelta. Io non cambio le mie priorità, io scelgo di vivere in modo diverso, andare a dare altre priorità, andare a usare un altro linguaggio, perché magari 10 volte mi va bene, 11ª no, perché magari ho i cazzi miei, intendiamoci. Scusa, hai alzato la mano tu? Sì, no, era una cosa sulla scelta. Il fatto che quando una scelta è fatta con consapevolezza, con noi stessi, non è più una scelta, perché l'alternativa non la viene più, e quindi non comincia più qualcosa, semplicemente continuare a camminare seguendo una strada. Ci sono diversi vivi, ma quei vivi magari all'inizio si possono vedere, ma è continuare in una direzione, quindi è proprio benessere in questo caso. Cioè, quindi in questo caso la scelta di una parola possiamo anche non usarla. No, non è limitante, perché... Ma nel momento in cui tu hai fatto la scelta, allora, la scelta si tratta di osservare come se noi fossimo ad un crocevia. Abbiamo una, due, tre, quattro, cinque, sei vie da prendere, che possiamo prendere. E in questo momento
nel momento di cambiamento, noi siamo di fronte a un crocevia. Possiamo rimanere dove siamo, possiamo apportare delle modifiche alla nostra vita, possiamo scegliere di cambiare stato addirittura, possiamo fare tante scelte. Questo è il momento in cui andiamo ad analizzare, stiamo ad ascoltare noi stessi. Quando abbiamo fatto una scelta, questa diventa la nostra strada. Prima è stata una scelta, nel momento in cui è stata fatta è una strada. Qui però, e questo ve lo dico per esperienza personale, alle volte facciamo delle scelte nelle quali siamo pienamente dentro. Poi l'abbiamo visto nel cerchio di ieri. Io sono convinta che tutte le persone che erano nel cerchio in centro ieri hanno fatto delle scelte delle quali erano convinti, erano pienamente centrati. Poi qualcosa è successo. Allora, qui ritorna di nuovo la scelta. Io dico, tutto ciò che noi scegliamo, per un attimo e ogni tanto, scritto anche un articolo, mettiamolo in discussione per poi riscendere e vedi che è una circolarità. Sì, ma ogni momento è una scelta, in qualsiasi momento posso fare qualsiasi cosa. Certo. Per questo ti diventa un'opzione. Quando l'hai fatta però. Allora, prima sei entrato in un'analisi di ciò che è esterno a te, di ciò che è interno a te, e poi decidi di intraprendere questo cammino. Ci sono quelli che io chiamo verbi vitamina. Voglio, scusa? Vitamina. Voglio, posso, scelgo, decido, agisco. Questo è un processo. Io voglio qualcosa, mi allontano da, ma voglio. Scelgo, voglio, posso, è possibile per me? È possibile, sì, è possibile per me, sì. Scelgo, decido, la strategia, agisco. Questo è un processo. E come negli archetipi, gli archetipi della nostra vita sono delle spirali. Quando arriviamo al folle, che è il massimo degli archetipi, il folle chi è? Quello che si può permettere di tutto, quello che se ne frega degli altri. Io lo identifico o l'ho identificato in Benigni. Benigni ha vissuto in alcuni momenti la sua vita nel top della follia, tanto che se ne poteva fregare del fatto di prendere per il culo politici e chi perché era Benigni. Ma dopo che siamo arrivati al folle, ripartiamo dall'innocente. Sono spirali concentriche che continuano verso la nostra direzione, da terra a cielo. La ripetitività nella vita è quella che ci permette di continuare a fare delle nuove scelte o rinnovare le vecchie scelte. A proposito di scelte, io voglio lanciare lì una pietra un po' per tutti. Cioè, è proprio vero che le nostre scelte sono importanti e ci legittimano alla nostra felicità, sono la strada per la nostra felicità. Però è anche vero che spesso le nostre scelte ledono proprio la libertà degli altri. E qui la famosa questione, la tua libertà finisce da dove comincia quella degli altri. Quindi facendo un esempio pratico, lui diceva lei vegetariana mi ha lasciato libero di mangiare la mia carne. Però la tua libertà di scegliere di mangiare carne mi lede e laddove
mi rendo conto della realtà degli allevamenti intensivi e dell'impatto che hanno sul nostro pianeta. Non è il tuo e non è il mio, è il nostro. Per cui come la mettiamo su questa libertà? Per non parlare della libertà etica di non lasciare gli altri esseri viventi vivere, perché tu stai facendo di un essere vivente una merce. È la tua libertà, ma è una certa cultura che ti legittima a farlo. Però io non mi sento libera di vivere in un pianeta che legittima una violenza così gratuita. Allora, no, però non è una questione tua. No, 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 beh, siccome mi hai guardato, mi hai puntato. Sì, perché era nata fra di voi, io sono vegetariana, ma tu sei libero di fare la tua scelta. Sì. Quindi la scelta, bisogna vedere se si tratta di una scelta che non lede la collettività. Se vuoi cambio anche argomento. No, cioè, no, ma volentieri. Perché dopo siamo qui per un'altra cosa, però facciamo possiamo fare una mini parentesi? Tre minuti. Allora, parliamo di allevamenti intensivi di carne. Ne ho una parola. E sull'agricoltura? Non c'è pesticidi. Una persona prima mi ha detto che abita in un bellissimo posto, però è intossicata dai pesticidi, nell'uva. No, perché bevi il vino te? Lo bevi? No, vabbè. È peccato di aver sbagliato. In questo momento ci stiamo allontanando. C'è sempre... c'è sempre la medaglia, c'è sempre le due facce. Andiamo a un livello, scusatemi un attimino, anche superiore. Tre. Parliamo dopo comunque. Appunto, parlatene dopo, ma non è un problema. Io vorrei andare a un livello superiore. Le mie scelte ledono la libertà dell'altro. Condivido pienamente. In alcuni casi sì. Il fatto è che io non ho potere sul mondo, perché a me quello che avviene in Africa, la violenza sui bambini, che è culturale, porta a una condizione di disagio, ma questo non mi toglie la mia libertà. Tu sei libera di fare la tua scelta e non puoi gestire il mondo, ma puoi essere quella goccia che muove al cambiamento. Quando si muove una farfalla qui in Australia, qualcosa succede. Se tu credi in ciò che fai ed è una scelta che a tuo giudizio è la scelta migliore per te, continua a portarla avanti lasciando perdere chi eventualmente la pensa o agisce in maniera diversa da te, perché attraverso il tuo esempio qualcosa accade attorno a te. Tu non hai potere su non so quanti miliardi di persone siamo al mondo e qualcosa distorto c'è. C'è un bellissimo libro proprio sulla natura, Metà della Terra, in cui uno studioso scrive: salviamo metà della terra. Cioè dice che la nostra politica per la salvaguardia di madre natura è permettere al 50% delle persone di fare quello che vogliono, ma accordarci con loro perché l'altro 50% lo lasciano a madre terra. Non c'è. Il mondo oramai è questo, sicuramente siamo dei paladini o dei Don Chisciotte contro i mulini a vento, perché la tua affermazione stava già iniziando a creare una situazione di ti voglio convincere che ciò che io faccio è sano quanto il tuo, e non ti avrebbe mai convinto. È un po' come in una relazione d'amore o all'interno di una comunità avere ragione. Preferite aver ragione o amare, che ognuno dia il suo in quel cestino, tu metti il tuo, lui mette il suo,
e rispettatevi reciprocamente. Questa è libertà. La tua, perché altrimenti io te lo rovescio. Anche la tua libertà può limitare la mia. Per cui andiamo nel rispetto, e il rispetto è tutti noi facciamo qualcosa. Ecco, per me cosa vuol dire? Vuol dire costruire le bici compost e andarci? Forse sì, forse non sono al tuo livello di crescita e di consapevolezza. Ho fatto il primo passo, accettami. Ma se io entro con la mia, se io entro con la mia esperienza di crescita di vita e vengo a confrontarmi con te, forse ho qualcosa da darti. Magari sono meno eco di te. Andiamo in questo scambio. Tu hai capito delle cose che io forse non ho ancora assimilato. Forse è così. Io posso contribuire in quel cestino con qualcos'altro. Se tutti fossimo perfetti, il mondo sarebbe perfetto. Allora, entriamo nella logica che tutti noi stiamo facendo qualcosa. Chiunque di noi è in movimento. Chiunque. Entriamo nella logica che io ho scelto una determinata strada per il mio contributo al mondo. Tu hai scelto la tua, lui ha scelto la sua, lei ha scelto, ognuno di noi ha scelto la sua. Qualcuno convince, qualcuno no. Ma non puoi dire a chi mangia carne che non ha fatto scelte per la vita o che lede la tua libertà, perché forse la ledi anche tu. Ma perdonami, io sono salita a un livello più alto, perché io vorrei che ognuno di noi, eravamo lì e abbiamo detto, l'importante è renderci conto che tutti abbiamo delle aspettative sugli altri. Forse siamo severi anche con noi stessi, o forse siamo più severi con gli altri. L'importante è renderci conto, io è questo che vi sto invitando a fare. Ascoltate voi. Gesù diceva che privo di peccato scagli la prima pietra. Perdonatemi. Se io riesco a perdonare un altro e mi sento bravo per il fatto che perdono, ho già sbagliato tutto. O se chiedo all'altro di perdonare me, ho sbagliato. Siamo esseri umani con le nostre imperfezioni pieni di luce. Prendiamoci, ma abbiamo anche i lati ombra. Posso dire? Guardo, quando lui mi ha detto, mi ha stupito il fatto che non ho messo la carambata, scusate. Tornando sempre al discorso che l'emotività secondo me è anche un segnale forte, e quella cosa bella che hai detto all'inizio, come ti senti quando stai prendendo una decisione e fai un'azione. L'accettazione per me nella diversità, io anche una volta anni fa potevo dire, cioè per me è molto più energivoro discutere su dinamiche così mangio o non mangio, quando ho scoperto che l'accettazione dell'altro così com'è mi faceva stare nel benessere. È stata un portone che si è aperto. E quindi quando Luca abbiamo parlato, io ero in pace, poteva mangiarsi tutto quello che voleva per me, capito? No, non perché per niente, che sera, io sono fatto a mangiare. Era solo un pensiero. Però è proprio così, perché tutto va bene così com'è, no? Non so come dire, cioè questa è la sensazione che ho. Perché mi sento più, perché avrò fatto dei passi, perché magari all'inizio della nostra vita, quando facciamo delle scelte, pensiamo di essere appunto o meglio o peggio, cioè tornando anche a quello che dicevi, giusto, sbagliato, vero, falso, cioè le parole proprio non ci sono più, quelle vocaboli lì. Uno scambio. No, è questo. Se pensate a una comunità, non c'è confronto, ve l'ho fatto con i soldi prima. Non c'è confronto. Come ti fa sentire il fatto di pensare
che qualcuno di noi non ci crede. Mi fa sentire in una società come tante. E il fatto di sentire, questo è un pensiero, il fatto di sentirti in una società come tante, come ti fa sentire? Non so se quello che esprimerò anche quello è un pensiero, però mi fa sentire che in una società come tante si è culturalmente legittimato ad uccidere degli altri esseri senzienti. E il fatto che in una società come tante si è legittimato ad uccidere animali, esseri viventi, mi fa sentire protagonista di quello che sono, protagonista, cioè, di un mondo imperfetto. Ok, e il fatto di sentirti protagonista di un mondo imperfetto, scendi, ti sto chiedendo emozioni. Quello che ha detto lei è profondità. Come ti fa sentire, come ti senti? Male. Mentre vedi che il mondo funziona come funziona e tu stai facendo qualcosa per cambiare, tu ti senti nella strada del cambiamento. E forse in passato le tue scelte hanno implicato anche una sorta di impegno, anche di fatica in alcuni momenti. Come ti senti nel vedere che attorno a te, vicino o lontano, il mondo non funziona come tu pensi sarebbe giusto funzionasse? Io posso condividerlo, eh? Se mi concentro su questo aspetto mi sento triste. Ok. Nel momento in cui accetti e comprendi la tua coscienza, puoi iniziare a dire: io sto facendo per andare verso quella strada e lo faccio per me. E lo faccio per essere esempio. Forse qualcuno mi seguirà, forse no, ma l'importante è quello che ho fatto. Quando stavamo facendo questo percorso di scelta per costruire Tempo di Vivere del casale, ed ero ancora in città, una sera Antonio mi ha fatto vedere, non vi so dire neanche i nomi perché li ho cancellati, un filmato su dei punti che vanno a controllare completamente il tempo atmosferico e tutto, per cui sono in mano ai 10 potenti del mondo e se schiacciano un bottone tutto salta. In quel momento io sono andata in crisi, 2 giorni non ho rivolto la parola ad Antonio, mi sono anche incazzata e gli ho detto: non mi devi far vedere queste cose, sto troppo male. Io mi sentivo impotente e ho iniziato a dire: ma allora che cazzo sto facendo tutta sta fatica che faccio per costruire un mondo diverso? Visione, voglio un mondo diverso nel quale siamo tutti uguali in cerchio e condividiamo e collaboriamo. Wow! E io cosa sto facendo? Che sono una briciola in mano a 4 potenti che cercano solo il loro potere e possono distruggerci nel giro di un secondo. Tutto è tutto inutile, senso di impotenza. Mi è durato 2 o 3 giorni. E poi Antonio mi ha detto, io faccio il counselor e lui no, Antonio mi ha detto: Gabriella, loro forse hanno questo potere, tu non ci puoi far niente, sei impotente, è vero. Adesso puoi scegliere di vivere qui con questa spada di Damocle sulla testa o di continuare il nostro cammino e di vivere qui con la stessa spada di Damocle sulla testa. Cosa scegli di fare? Ho scelto di camminare. Se è vero che c'è quella spada di Damocle, è uguale, ma io il mio percorso lo sto facendo per quello che io ritengo sano e giusto per me.
gli altri. Questo è il senso, è la mia vita, ma dalla mia, dalla sua, dalla sua, dalla sua, dalla nostra, arriviamo a quel punto critico, la massa critica, in cui non è più possibile tornare indietro. Sempre nel Vangelo e non la trovo più. Dov'è Sara? Eccola lì. C'è quella parabola in cui il bambino col secchiello vuole svuotare il mare. Aiutami, la conosco bene, e arriva qualcuno e gli dice: ma è impossibile svuotare il mare. Ma io intanto comincio, ogni secchiello c'è un secchiello in me. O quello del colibrì per spegnere l'incendio, che ha la luce in bocca e li prendono in giro. Se ognuno di noi fa la sua parte, riusciremo a spegnere quell'incendio. Allora guardiamo a noi stessi, lasciamo stare gli altri. Ci sono tante persone che vogliono camminare con noi, qualcuno completamente simile a noi, qualcuno no. Ci sono delle comunità, io fumo, ci sono delle comunità che non accettano i fumatori. All'inizio ci sono rimasta male, mi sono sentita ghettizzata, io sbaglio. Probabilmente faccio male, uso il tabacco, il monopolio di Stato, tutto quello che sia, se ce ne possiamo mettere quante ne vogliamo. E poi mi sono detta, capisco, accetto, forse hanno perso qualcosa nel non accettare me che fumo all'interno della mia. Ma è una libera scelta e l'accetto. Avevo visto. Questo è il senso. Che ognuno sceglie per sé, per la propria vita. Vai. Ti posso chiedere quale evento ha raccordato la te di ieri con la te di oggi? Cosa ti ha trasformato? Io vengo da una famiglia di grandi lavoratori, figli di emigrati, che hanno fatto tanto e mio padre ha costruito un patrimonio. Vi faccio solo questo esempio, mio padre voleva lasciare ad ogni figlio e a ogni nipote, 2 figli e 4 nipoti, 1 miliardo. Il suo obiettivo era: voglio lasciare 1 miliardo. Semplificare. Di euro o di lire? Di lire. E sì, chiaramente non c'era siamo a pochi. Vi ho detto che abbiamo preso quella casa di 800 metri che era una casa bellissima che costava solo di spese 15 milioni al mese, che per i primi anni è andata bene e dopo non più. Io sono arrivata in questa casa meravigliosa, bellissima, a non aver, mi hanno tagliato il gas e non avevo più riscaldamento, il mio lavoro non andava, mi sono rivolta a Dio, perché pur non credendo, ma nei momenti di difficoltà da qualcuno ti viene. Credo che Dio ci sia abituato. E siccome io sono molto pratica nelle mie cose, ho detto: vabbè, senti un po', tu dicono che sei il padre di tutti e che sei anche buono, e allora aiutami. E lui in effetti non mi aiutava. E allora io in questa sala enorme, no? Camminavo avanti e indietro, pregando Dio, ma ero un po' incazzata, e dicevo: a te in fin dei conti cosa costa? Sei buono, sei mio padre, sono tua figlia, io alle mie figlie non vorrei mai dare niente di male, no? E allora dammi una mano. Sono qui, senza gas, non riesco ad usare la macchina e cosa di qui e di là. E in fin dei conti, credi di essertela cavata così bene perché mi hai dato l'intelligenza, 2 figlie, questo e quell'altro e quella. Ok, vaffanculo, hai ragione tu. Questa è stata la mia svolta.
quando io ho iniziato nel momento di difficoltà, e oggi vi dico, non avevo i soldi per pagare la bolletta del gas, però fumavo, non mi sono mai tolta le sigarette un giorno, perché ho detto, sono già così sfigata che almeno le sigarette me le compro. Quando mi sono resa conto che avevo tante cose e l'unica cosa che mi mancava erano i soldi, ho detto, forse c'è qualcosa di sbagliato nella mia vita. E lì, e vi faccio un passo avanti, due cose molto importanti sono state per me in quel preciso momento, due visioni. Io da quel momento ho iniziato ad avere delle visioni. Una è stata la Pietà di Michelangelo e una è stato un camion con su scritto Amore che girava per tutta Italia. Io chiaramente ero in questo camion. E la seconda è stata che sono stata terrorizzata, nonostante questo, dai bisogni biologici. Sì, brava, sì. E poi cosa mangi? Va bene il gas, d'accordo. Ma che mangi? E qui ve lo do perché è un invito. In quel momento io ho detto a me stessa, con una paura fottuta della morte, morte fisica proprio, mancanza di cibo, mi sono detta, ok Gabriella, cosa hai fatto fino a questo momento nella tua vita? Perché chiaramente c'era il senso di fallimento, eh? Cosa hai fatto nella tua vita finora? E alla fine ho detto, ho costruito relazioni. La cosa che io ho fatto di buono sono state le relazioni. Ok, allora, se hai fatto delle, hai costruito delle belle relazioni, la mia vocina, no? Dimostralo. E quella mattina io ho preso il telefono e ho telefonato, ho fatto l'elenco di quelle che io consideravo buone relazioni e ho telefonato e ho detto, senti, ti volevo chiedere una cosa, sai, mi vergogno un po', ma se dovessi aver bisogno di un piatto di pasta e di un tetto per andare a dormire, mi ospiteresti. Però guarda, solo per una settimana, perché sai, mi conosci, poi non è che io voglia stare sulle tue spalle. La prima mi dice, ma va Gabriella, ma fai quello che vuoi, ma non preoccuparti, ma che per una settimana, quanto tempo vuoi? Ti con... Una, due, tre, quattro, cinque, alla quinta ho detto, ok Gabriella, non hai più bisogno di aver paura della morte. Da quel momento in avanti la mia vita è completamente cambiata. Non ho più avuto bisogno, non ho riattaccato il gas, dopo 7 anni ho venduto la casa, per cui è stato pesante, chiaramente l'ho venduta sotto costo, perché non era più un piacere. Prima vi ho parlato di mutuo, ma era un peso. Quella che era stata una cosa meravigliosa era diventata la mia condanna. Ho solo pagato i debiti che avevo, sono uscita con zero e quello è stato il momento più bello della mia vita. Non ho un cazzo, ma sono libera. Sì. Questo è il senso. Se abbiamo paura di diventare dei cattivi pagatori perché non paghiamo il mutuo, pensiamo quanta importanza diamo a questo termine che ci mettono addosso. Io sono una cattiva pagatrice. Ed è lo Stato mi ha definito così. Capita. No, non capita. No, nel senso. No, sai perché non capita? Perché anche questa è stata una scelta. Una scelta, nel senso, capita. Perché lo Stato mi ha cassato. Certo. E io l'ho ritenuto ingiusto e non ho pagato, ho detto vi devo dare 20.000 euro, non li ho. E sai cos'è? Da questo momento in avanti non ti pago più niente. Tanto 20.000 euro non te li posso dare. Che siano 20.000 o 30.000, cambia un cazzo. E allora va bene così. Scelte. Questo è il punto, quello che vi invito, grazie della domanda. State su di voi. Io avevo due figlie. Io ho parlato con loro, chiaramente. Ho chiesto loro cosa dovevano fare.
e loro mi hanno detto l'importante è che tu sia felice e usciamo da questa situazione, fatti la tua strada. Io oggi, ragazzi, sono credo la persona più felice del mondo perché sono qui con mia figlia, non solo con mia figlia ma con mio genero che mi adora, ed è stato il primo a venirmi ad abbracciare, e non so quanti hanno questa relazione con la suocera, quanti sceglierebbero di andare a vivere non per bisogno ma per un progetto con la mamma della suocera. E questo mi fa sentire grande, bella, forte, stupenda, una persona che può dare. Prendeteli voi così, lo potete fare, è possibile, senza soldi. Siamo arrivati qui, tutto questo è venuto prima di arrivare a soldi. Tutto ciò che aveva fatto mio padre è stato buttato via con avvocati per una separazione di mia sorella. Tante cose nella vita sono successe. Ringraziate, vi ho detto, il vostro dolore. È da lì che parla. È quello, è la nuova spinta. Tu hai una grossa tu sai che la tua vita ha un senso perché ti è successo qualcosa di molto importante. Un dolore io ritengo inimmaginabile per me. Per me è inconcepibile, ti ammiro. Ma so che la vita te l'ha dato perché tu hai la forza di portare. Assolutamente d'accordo. Anche se in realtà l'ammirazione è un errore di prospettiva. Quando sei di fronte, quando sei nell'angolo e ti stanno per uccidere, diventi un eroe. Certo. Diventi... Sono d'accordo con te. Dalla quindi mia posizione è ammirazione. Non era assolutamente progettuale. Certo. È incidentale. E quando sei di fronte alla morte, la vita utilizza qualsiasi risorsa a disposizione per continuare. È questo. Quindi sono d'accordissimo. Il dolore è un catalizzatore micidiale. È veramente la cosa più una risorsa forte che vi può capitare nella vita. Amatelo quel dolore. Non sapete a cosa vi servirà oggi. Sì. Ma se poteste fare un volo fra un anno, vedreste quanto vi è utile quel dolore. Non possiamo farlo, abbiamo solo il qui e ora. È qui che io chiedo un atto di fede. Il tempo di vivere c'è la fede. La fede che le cose avvengano, che le cose sono un nostro diritto come esseri umani, ma non che ci piovano dal cielo. Dipende da noi, da quanto motivazione, spirito, movimento, volontà, da quanto abbiamo voglia di scendere. Mi spiace, dove sei? Non volevo portarti ad un livello di ma è importante per te, non è per me. Entrate in voi. Non è mai la fine. Domande? Io volevo dire una cosa rispetto alla discussione mangiare carne o non mangiare carne, ma non sotto quell'aspetto lì, sotto l'aspetto più generale ovviamente. No, no, no. Volevo dire a Alessandra che se ognuno diciamo mette i propri limiti agli altri, alla fine raggiungi un immobilismo totale, nel senso che nessuno si può più muovere perché lede quello che da noi all'altro. È anche vero che non bisogna, nel senso, secondo me lei ha ragione sotto un certo punto di vista, che è quello di, ci sono comunque secondo me dei valori assoluti, cioè quando ti dici la natura parla di, non di giusto, non giusto, ma di cose positive e negative, no? Quindi ci sono le cose positive e negative, è ovvio che l'allevamento industrializzato è una cosa negativa, cioè
nessuno sano di mente o con un minimo di coscienza dice che l'allevamento industriale è una cosa positiva. E come dice lei, te puoi fare l'esempio, essere l'esempio di quelli che l'hanno capito cosa lì, no? E che la praticano nella vita. Però è anche vero che a tua volta avrai delle cose che magari te non te ne accorgi neanche e che l'altro le vede e che l'altro non fa, può darti l'esempio. Però se nessuno può agire perché lede la cosa degli altri è solo l'immobilismo, non si muove più niente, perché come ti muovi, ledi. E dall'altra parte però i valori assoluti che te hai, questi sì, secondo me, quando uno poi si ragiona insieme ad altre persone, vengono fuori, no? E ci sono vie alternative. Nel senso, lui potrebbe benissimo allevarsi il proprio maiale, coccolarselo tutte le sere, abbracciarlo e poi macellarselo e staccarselo. Ma questa è una cosa molto più naturale di quella che pensi te. Cioè, la natura funziona così. La cultura funziona così. No, non è una cultura. La natura funziona così. Anche in cioè, se il lupo mangia scelte. Sì, ma prima non li allevavano e li coccolavano. Non li allevavano e li coccolavano. Non è vero. Ma li ammazzavano, la pantera mangia la gazzella. Sì, funziona così. In alto lì mangiano i pesci. Perché non c'è vegetazione. Ma altra cosa, tutti noi che adesso abbiamo questo cerchio abbiamo necessità. Utilizzato un automobile che ha ucciso esseri sentienti. Ho preso un aereo che è la cosa e comunque abbiamo sentito, pur non condividendo questa realtà, abbiamo deciso da parte nostra che era la scelta giusta venire qui e incontrarci in questo cerchio pur limitando la libertà di molti altri esseri utilizzando questa macchina, non so che altre cose, ma io penso che facciamo un errore di concentrarsi tanto sul danno che sta facendo l'altro, oscurando anche quella parte di noi che forse sarebbe meglio cosciente che ognuno di noi, non sì. C'è nessuno in questa sedia piccola, che non sta uccidendo esseri sentienti, volendo o no. Anche l'agricoltura biodinamica, sì, vegana, sì. Uccide, cioè una volta c'era l'orangutan lì dove adesso crescono i fagioli. Non, solo cacciatori raccoglitori vivono una situazione cambia molto nel positivo. E qui nessuno può andare lì e dirgli sì, ma anche questo, scusatemi, ma è proprio un discorso che non trovo una via d'uscita, no? Nel senso che chiaramente non si chiede a nessuno di essere perfetti, etici al 100%, ecologici, sostenibili, perché siamo per natura imperfetti. Però condivido assolutamente con Gabriella, io Alessandra, cosa faccio per questo? Limito l'uso della macchina, limito il consumo di prodotti animali, però ecco, questa sorta di giustificazione, tanto non raggiungeremo mai la perfezione perché solo un fruttariano è colui che veramente non danneggia nessuno perché il frutto è a terra, quindi io sono legittimato a deturpare. È quello che non torna e non si chiede che tutti siano perfetti, semplicemente si chiede, almeno in una comunità, ma anche in senso largo come io la intendo perché la mia comunità è il mondo, che ci sia un'etica condivisa e se veramente vogliamo essere liberi come persone dobbiamo esserlo tutti, non noi come persone umane, ma noi come persone esseri viventi. Questa è la parte da cui io parto, cioè io non posso essere libera, non posso creare rete attorno a me sostenibile se io per prima non pratico una cultura non violenta. Sì. Per me anche avere il maialino a casa mia che cocca, quella è violenza, perché a un certo punto lo ammazzo e lui non va al patibolo felice perché io l'ho coccolato per anni.
Vabbè, ma la fine del maiale in natura è se mangiato da qualcuno, non ci si te l'hanno spiegato. No, non me l'hanno spiegato. Bisognerebbe chiederlo al maiale. Scusa, no, no, sono andato bene. Okay. No, perché bisognerebbe avere quel maiale no, che no, c'è. No, no, non può essere. No. I maiali sono taciturni. Ecco. Allora, non è naturale. Io capisco quello che dici tu, lo condivido pienamente. Camminiamo tutti assieme nelle strade che riusciamo a percorrere al meglio da subito. Quale sarà la cosa migliore? Non lo so, io posso solo agire nell'oggi. Io oggi ti posso dire, io non smetto di fumare oggi, non lo farò mai, non lo so, forse sì, forse no. Oggi non la ritengo la mia priorità, per cui nella mia libertà io scelgo di fare una cosa piuttosto che un'altra. Tu stai scegliendo la tua. Allora, tutti stiamo camminando, come ha detto lui, non è questione di siccome è così, è impossibile, è imperfettibile, non facciamo niente. No, continuiamo a fare, sapendo che è così. Perché? Io sono dell'idea che ad un certo punto ci sarà una svolta, ma una buona parte di noi non sarà pronta. Certo. Non noi, una buona parte del mondo, quello che avevano detto per il 12-12-2012, che non era la fine del mondo, ma è semplicemente una spaccatura. Chi comprende una crescita e chi non la comprende. E loro? Berlusconi soffre o soffrirà? E la mia libertà finisce dove inizia la sua, anche con Berlusconi, eh? E adesso la chiudiamo. È vero, essere umano come essere umano, io non sono diversa da Berlusconi come essere umano. Se lui viene a ledere la mia vita è un conto, ma io e lui siamo due esseri umani, punto. Adesso non esageriamo però. ragazzi possiamo discutere sul maiale, ma su Berlusconi no. E su Mortadella e ora? Ragazzi, il punto è questo. Se generalizziamo del tutto, so che vi porto in una condizione di conflitto. Era una Berlusconi battuta. È un essere umano, come noi. Meritiamo di più noi, siamo più bravi noi? No, chi può dire? Diciamocelo nella testa. Volevo condividere un po' l'insegnamento che ho avuto quest'estate, nel senso proprio rispetto al mio desiderio, al mio progetto di vita, no? Mi sono resa conto che alla fine quello che mi spingeva a parlare con gli altri o anche in passato, a dire no perché è importante questa cosa eccetera, era il mio grosso bisogno di condivisione, perché da quando sono nata sono stata anche abbastanza sola rispetto alle mie idee, cioè la cosa più figa che mi poteva capitare è che in classe mia mi dicessero parla tu con l'insegnante dei tuoi valori così poi non ci fa fare il compito, questa era la cosa più figa. E quindi mi è rimasta un po' questa cosa e ho detto bene, cioè probabilmente appunto il mio dolore grande e il motivo per cui io rompo anche le scatole alle persone è il bisogno, cioè come dire, non ce la faccio da sola, aiutami tu, cioè alla fine è un po' quello. E quindi sì, cioè in questo momento sto sempre cercando di più di dire ok, questo piccolo faccio, però lo faccio perché sono contenta, faccio fino a che posso fare, se non vado a mangiare oggi le cose dell'orto, mi mangio le patatine, amen, perché non ho voglia di cucinare da sola, eccetera, però è quello che riesco a fare in questo momento e lo faccio io e forse magari riesco più facilmente a trovare persone che sono vicine a me. Ecco, mentre prima comunque mi ritrovavo sempre con lo specchio dei, vabbè, io non dei carnivori, ma magari dei fumatori di cannoni piuttosto che del vino. Cioè, sono specchi,
perché comunque sono cose che ho dentro di me, sono... Io ho un altro vizio, allora mi trovo la gente viziosa e quelli che vogliono mangiare la pasta, io voglio mangiare il riso. È sempre là, è sempre la dicotomia che ha dentro di me. Comunque viviamo un pregiudizio verso il prossimo, più invocherà. Perché viviamo nella bussola del giusto e dello sbagliato. Questo a me è successo. No, non ho la sensazione. Perché mi è stato detto che è impossibile che un imprenditore faccia del bene. Nelle volte arriva da uno di sinistra. Io non sono di destra, né di sinistra, sono menefreghista. E una mia cara amica milanese. Non tanto menefreghista, se non sei. No, no, sono venuto dopo con passione. Adesso sono morto. No, la mia cara amica clown e una certa ginevra sanguigno, non so se è messo in praticamente ci faceva il corso e gli ho detto se questo continua a dirmi che a dittarmi, no, perché ero l'unico e tutti gli altri erano dall'altra sponda, secondo lui no, erano già i pregiudizi. E questo a un certo punto durante il corso ha detto ma perché lui non può fare del bene? Lo sapete che adesso prima hai tirato fuori Berlusconi, il più grande delinquente d'Italia. Dico, premesso. So bene che non sono non ti accorgo. No. Però anche degli altri dall'altra parte che mi era fracà, No, ma lo sapete che De Mita e Fini e Prodi e altre persone fanno del volontariato in Romania e in Bulgaria per soldi? Come che finanzia per soldi? No, finanziano associazioni di aiuto alla strada, in strada per i bambini e compagnia bella. Riciclaggio di denaro sport. Bravo. Finanziano l'aiuto di portare via i ragazzi, i bambini dai strade. Traffico di esseri umani. Ma va, che è? Torniamo qui. Comunque. Torniamo qui. Il pregiudizio bisogna lasciarlo perdere. Proprio questo. Allora, se vogliamo parlare di tornare un attimo all'essere umano come essere umano, c'è una profonda differenza tra noi e Berlusconi nei comportamenti. Io ho parlato di essere umano, non ho parlato di comportamenti. Questa è la profonda differenza. La differenza noi la facciamo attraverso i comportamenti, non attraverso i pensieri. E questo è il punto. Come essere ok, agiamo ragazzi. Altrimenti siamo troppo bravi a parlare, abbiamo delle idee eccezionali. Il primo gruppo che si è avvicinato a noi erano quelli di Zeitgeist, bravissimi, incazzati neri, tutti giovani e cosa, sono ancora lì a discutere. Allora agiamo, piccoli passi, facciamoli. Questo è un po' il senso. E non è poco. E non è poco. No, no. Tutto lì. Ognuno di noi sceglie la migliore tra le opzioni che vede, non tra quelle che ci sono. Bellissimo questa. Sì. Allarghiamo la nostra visione. Questo è il senso della nostra vita. Prima l'ho detto con lei sul lavoro, parliamo di relazioni affettive. Quanto tutto ciò che abbiamo ricevuto ci influenza nella nostra vita e quanto non lo mettiamo in discussione, quanto la nostra realtà di comunità deve essere uguale al nostro pensiero senza avere l'elasticità di movimento. Abbiamo parlato delle piante. Tutto deve essere in movimento, ma il movimento è azione. È un po' come quando noi decidiamo adesso dimagrisco e mi metto a dieta da lunedì.
Quale? Giuro, vado in palestra. Guardo tutte le palestre, scelgo. Mi iscrivo anche. Mi iscrivo. Se costa poco non ci andrei mai. Se costa tanto magari ci vai. Perché vale di più. Sei costretto ad andare perché è pagato. Azione. Bene. Se voi doveste, sapeste di morire fra due giorni, cosa fareste? Semplice, poi baga, chiedo un mutuo di 1 milione di euro e dopo scappo. Tanto vivo da lei 8 giorni, okay. Perché tu mi pagherai la staffa. Ok, vivi da re per 3 giorni. Altri? Andrei a abbracciare tutte le persone che mi sono care, che sono spazi. Perfetto. No, per la depressione. Ok. Poi? Ma anch'io, dice lei, ho visto un bellissimo film, non so se lo conoscete, L'albero di Antonio, prodotto da un regista olandese, ed è una donna determinata che alla fine della sua vita decide che quello sarebbe stato il giorno in cui avrebbe chiuso la sua esistenza. E la cosa che fa è proprio quella di radunare tutte le persone, ci vogliono 2 giorni perché ha amici, parenti, sparsi, insomma. E poi in effetti continuiamo soprattutto quella che è stata la sua vita, raccontandosi, facendo raccontare gli altri. Allora, esatto, bellissimo. Bene, altri? Io ballerei. Ok. Io canterei. Ok. I giorni di festa. Come si continua? Io farei quello che faccio. Bene, io continuerei a vivere come se non fosse un giorno. Io sarei più possibile fuori dalla natura. Perché non iniziate a farlo adesso? Che te frega? Chiedi il prestito in banca e poi non pagarlo. Perché devi aspettare di avere 3 giorni per morire? Sotto 2 metri a terra, ok, ballate, ridete, cantate, andate in mezzo alla natura, inizia ad abbracciare le persone, inizia a scrivere quella lettera, a telefonare, a cercare, non rimandate domani di dire ti voglio bene, scusami, non la scusa che chiediamo ai bambini, chiedi scusa. Non gliene frega un cazzo di chiedere scusa, lo fa perché noi siamo più grandi di loro. Non chiederebbe mai scusa. Di grazie alla nonna che ti ha portato il regalo, mi fa schifo. Di grazie alla nonna, non si fa. Grazie. Okay. Non quello. Ringraziate. Io smesso con mio figlio. Chiedete scusa, dite quanto volete bene a queste persone. Come vi sentite, alle volte accolti o alle volte non accolti, parlate di voi, fatevi conoscere, forse ci sono persone che conoscete da 50 anni, da 20 o da 30, anche i vostri genitori che non sanno chi siete, diteglielo. Fatelo, non aspettate il punto di morte. Quello però di molto capito. Questo. Ho preso mio padre, siamo andati in giro un anno, cioè un mese per il mondo, ho cominciato a riconciliare tutte quelle relazioni che magari erano anche distanti. Certo, forse non capiranno. Non tutti quelli ai quali parlerete capiranno. Ma non importa. È ciò che fate voi e come vi sentite voi. Forse qualcuno ne rimarrà ferito. Sì, è vero. Ma forse da questa ferita nascerà qualcos'altro. Allora, iniziate a farlo ora. Non domani, ora. Altre domande? Ah no, una cosa ve la voglio dire. Una. Evitate i condizionali nella vostra vita. Noi parliamo per condizionali. Vorrei, potrei,
se avessi... Anche questo è un condizionamento, non si... L'erba voglio non esiste neanche nel giardino del re, non so se voi l'hanno insegnato, ma sì. Caspita! L'erba voglio esiste, i bambini sono sani. L'altro passo è quello... Se dicono voglio, e noi siamo liberi di rispondergli di no. E lui è libero di piangere. Questa è libertà. Aiuto. Non c'è passato il cavallo. Ok, c'è passato dentro. Sì. Sì. Evitiamo i ma e i però. Cancellateli dalla vostra vita. Dovete tirarlo su quel pallino. Ma io ho abitato, non ci abito più. Allora. Ti voglio bene, ma... A meno che siate capaci di costruire la frase alla rovescia. Perché ciò che rimane nel nostro cervello è la frase dopo il ma e dopo il però. Cancelliamoli. Non usiamoli, così non sbagliamo. Diciamo due frasi, è meglio. Anche il se. E se? Non serve a niente. Sarò felice, se avessi un milione di euro sarei felice. Se avessi un uomo, una donna che mi ama sarei felice. Se avessi un casale sarei felice. Se potessi vivere in campagna sarei felice. Sarò felice solo quando. Cosa fai lì adesso? Dicevi che c'è del lavoro lì. No, il vostro cervello recepisce questo. Dategli degli input. Vi è mai capitato di incontrare una persona? Ciao, ah. Ok, dopo 6 ore Maria si chiamava, perché il cervello ha risposto, computer ha risposto alla domanda che gli avete fatto, come si chiamava. In qualunque momento della giornata non è un problema per lui. Prima era impegnato con tanti programmi aperti e di rimandarvi Maria non poteva farlo, perché voi stavate andando al lavoro di fretta, volevate prendere il cappuccino, comprare il giornale e andare a posteggiare la macchina, che non c'è mai posteggio in città. E lui aveva tutti questi programmi aperti. Allora, iniziate a dare degli input corretti al cervello e lui vi dà le risposte. Algo, bellissimo. Perché? Perché succede? Doveva cercare la risposta al perché, tu lo sai già, doveva cercare la risposta al perché il nostro cervello? Quello che già conosce. Perfetto. E può avere, possiamo utilizzare la nostra mente creativa se andiamo a cercare nel passato? E allora... Qual è la domanda che potete farvi utile e costruttiva? Ok, mi è successa questa cosa. Come posso reagire? Come posso superare? Cosa posso fare? Come mi posso muovere? E il cervello amplia. Certo. Magari vi dà delle idee cretine, cancellatele, non è un problema. Come posso fare? Posso andare a vivere sotto i ponti? Sì! Certo, lo voglio fare? Magari no. No! Lo cancello! Ma è un'opportunità! Certo. Perché quando noi ci troviamo di fronte a una sola soluzione, voglio pagare l'affitto, devo lavorare, siamo in una prigione. Se invece abbiamo due soluzioni, siamo di fronte a un bivio. Ha un dilemma. È meglio questo, è meglio questo. Quando siamo liberi? Quando abbiamo fatto la scelta. No, quando ci poniamo almeno tre. Ah, sì, eh. Scelte. Ok. Tre opportunità. Da tre in su, per quello che ti dico. Posso andare a vivere sotto un ponte, certo.
È possibile? Sì. È possibile per me? No. Avere un tetto sulla testa. Ok. Ce l'ho come possibilità? Prima io mi piace chiedere aiuto alle mie amiche. Te invece maschio? Vabbè, oltre agricoltura. No. Rispetto a quei condizionamenti devi essere indipendente sempre, devi pensare a te, autonomia. Accettando la risposta del no. Perché se chiedo e voglio la risposta del sì, è una pretesa. Sì. Io chiedo, sapendo che mi potete anche dire che non mi invitate a casa vostra, va bene? È lo stesso, sì. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Magari mi dite oggi no, magari vieni dopo domani, bene, allora un giorno solo, per pensare. E questa è un'altra cosa che ho scoperto, si può chiedere. Non è vero che bisogna essere indipendenti sempre. L'ho scoperto tardi, però l'ho scoperto. Ma però sì, perché i verbi vitaminari li ho dati, le bussole ve le ho date, adesso chiedete. La rinuncia non può essere un sistema per una sorta di giustificazione con se stessi per non sentirsi responsabili delle proprie scelte. Sì, dipende. Allora, se la rinuncia è una scusa, e qui forse susciterò qualcosa in qualcuno. Spesso le scuse vengono anche col fatto che non era questo il momento della mia vita, forse devo aspettare i segnali. No, se una cosa non riesce perché non deve riuscire. Quando devi smontare, sai cosa trovi? Che è mascherata come spiritualità, entità, al quale io credo anche. Quando sei sulla tua strada le cose avvengono. Ma la rinuncia è in alcuni casi una scusa, in alcuni casi non è rinuncia ma è cambio la scelta. Ricordo la metafora del vento e delle vele. Se la nostra vita è mare, noi siamo su questa barca, all'esterno di noi c'è la natura, l'ambiente che noi non possiamo controllare, in questo caso il vento. I vecchi marinai non si sognavano di urlare al vento, cambia direzione. I vecchi marinai hanno imparato a gestire le vele per prendere il vento in modo tale che li portasse, li accompagnasse verso. Prendono la forza del vento e la utilizzano a loro favore, avendo una meta. Alle volte ammainano anche le vele, perché la tempesta è troppo grossa. Ci sono dei momenti in cui possiamo anche ammainare le vele e lasciare che il vento mi porti. Perché purtroppo accade, ma l'importante è avere la direzione, e appena la bufera è calata io rialzo le mie vele e riprendo la mia meta. Se non ho meta sono sbagliato, per cui la rinuncia, se, e io la chiamerei in un altro modo, chiamerei scelta, può essere anche quella di ammainare le vele, di ritardare il mio arrivo alla meta, ma è sano. Se rinuncio dicendo
intestino. Non c'è bomba, la ricerca, la ricerca della meta non è un percorso. Sì, io già, infatti io vi ho fatto fare il primo gioco dicendo cos'è che volete voi. Voi volete stare bene, il vostro benessere. Questa è già la meta. Tutto il resto è un percorso. Spesso io sento persone che dicono non so cosa voglio. No, lo sapete tutti cosa volete, perché è l'unica cosa che sappiamo da quando nasciamo a quando moriamo. Stare bene. Noi vogliamo stare bene. I bambini lo sanno, è quello che chiedono tutto ciò che vogliono. Hanno ragione, loro vogliono star bene e non sono disposti a rinunciare. Poi la loro libertà finisce quando inizia la nostra. Sì. Allora, premetto che cercando di formulare la frase sembra una roba, forse una cavolata, ma mi sento molto accolta, quindi provo lo stesso. Perché per me questa è una cosa molto pesante. Il fatto che negli ultimi anni della mia vita, a volte anche un po' inconsciamente seguendo l'istinto, non sempre dietro, facendo tanti ragionamenti, scelgo. Ho fatto delle scelte che mi fanno stare bene. Tipo, faccio un lavoro che ritengo essere, che mi piace tanto, che ritengo essere giusto ed etico, che mi dà però uno stipendio molto basso, e questa è un'ingiustizia a livello molto alto dello Stato italiano, no? Di chi mi dà lavoro. E, è un'ingiustizia però appunto a un livello alto, diverso. Oppure abbiamo l'opportunità di vivere in una casa ad un affitto molto, in una casa grande ad un affitto molto basso, perché abbiamo avuto così l'onestà, la semplicità di chiedere, di dire noi non abbiamo soldi, stiamo cercando una casa, e la persona ci ha risposto ok, mi bastano questi soldi qua, la persona che mi ha detto. Quando io mi trovo a discutere questa cosa con condividere questa cosa con altri amici, o a volte nasce questa discussione anche in casa, e la mia risposta di solito alla domanda dell'altro, ma se un giorno dovessi avere, che ne so, un grosso problema di salute, dovessimo avere bisogno in casa di un'altra macchina, oppure ma sì, grazie, tu puoi avere una casa un affitto più basso perché sei andato a chiederlo a un prete, e io rispondo di solito ma posso chiedere, cioè in caso di bisogno posso chiedere ad altri, e la risposta di nuovo è sì, ok, grazie, però tu hai la libertà di chiedere perché non so, ho la libertà se avessi bisogno, se avessi un'esigenza fisica, no, di salute, perché avessi bisogno di tanti soldi, potrei chiederla a un amico che ne ha di più e magari me li darebbe, e quando mi fanno questa obiezione, cioè io mi sento molto messa in discussione, cioè ok, io, cioè non so se è chiaro, cioè, ho la libertà di farlo, ho la libertà di chiedere a lui, perché lui invece non ha fatto come me, ha messo da parte dei soldi, per dire. Sicuramente. Oppure sì, io posso andare a chiedere a un prete di darmi un affitto più basso, un senza fissa dimora, con problemi di dipendenza, se glielo va a chiedere probabilmente la risposta sarà no. Certo. E questa obiezione mi fa mettere un sacco in discussione, cioè dico, è vero? Se lui, il mio amico, venisse a chiedere a me un aiuto perché ha un problema di salute e non ha abbastanza soldi, io non potrei rispondere sì. È vero. E questa cosa mi fa mettere tanto in discussione, cioè dire ah sì, tu, cioè ti sei data il privilegio di non guadagnare tanti soldi, okay, perché sei in una posizione privilegiata, perché gli altri invece li guadagnano. Ok, vero. Io sento che da tuo amico è quello che non c'è problema, no, allora sarà il tempo del tuo amico di fare il suo dono, quello che lui può fare in questo momento, lui di vivere la sua capacità di aiutarti con i suoi soldi che ha accumulato. Tu hai trascorso il tuo tempo
dando il tuo dono di un'altra maniera. Tu hai detto, sto facendo un lavoro bello, etico, di... stai donando qualcosa, ma di una maniera diversa. Tu dici che in quell'eventuale futuro che qualcuno ha bisogno di 500.000 euro, tu non glielo puoi dare, ma non vuol dire che tu non puoi dare niente o tu non stai dando niente, no? Io ho la forte sensazione che ognuno di noi ha la sua capacità di contribuire, e anche se non siamo in grado di contribuire nelle stesse maniere, è molto vale molto lo stesso, no? E poi adesso comunque di queste cose, sì, dopo è anche vero che in questa società conviviamo col denaro e lo dobbiamo fare. Ascolta, la tua è, le tue sono scelte, ok, tu riesci a per scelta di un lavoro che ti piace, che ti dà qualcosa, riesci a fare meno cose magari di quello che ha uno stipendio e lavora più ore di te con uno stipendio. Sì, e ognuno fa la sua scelta. La domanda è, ti metteresti al mio posto? Visto che io sono così fortunata. Io sono scelta, non ritengo di essere né fortunata né sfortunata. Sto facendo le mie scelte. Quello che ti credo e dice è facile per te, tu lo faresti? Lui lo farebbe, non lo farebbe. Perché? Perché vuole avere la sua indipendenza, non, ha il non avrebbe il coraggio di chiedere. Ma in più, tu sei sicura al 100%. Che quella persona alla quale oggi pensi di poter chiedere dei soldi, quando e se ne avrai bisogno, li avrà ancora? Forse non li avrà, e forse tu non avrai nessuno a cui scegliere. Forse il fatto di dedicarti a te e agli altri, per quel che so io, ti porta a star bene. Porta salute nella tua vita. Forse quando accadrà qualcosa in quel preciso momento, con tutto ciò che hai seminato nella tua vita attraverso le tue scelte, avrai delle risposte. Posso dire una verissima? E mentre parlavi, sai cos'è che mi faceva venire in mente? Che anche questo probabilmente, soprattutto quando si è più giovani, è che la cosa che mi fa davvero soffrire non è questo, ma è che quando io dico questa cosa all'altro insinuo in lui un dubbio, e a 20-25 anni se insinuo che è un dubbio certo alla relazione ti incazzi. Accettato. Questo mi fa stare prima male. Abbiamo parlato di una cosa, accettiamo il conflitto. Il conflitto non è violenza. Il conflitto è crescita, sì, viene confronto. Definito sui vocabolari, sì. Violenza, ma non è così. Il conflitto è la cosa più bella che possiamo avere fra di noi. È crescita, è scambio di opinioni, magari anche con toni un po' alti, può accadere. Bene. E poi ci permette di non subito, non a te, perché non ti voglio neanche dare ragione. Perché di fronte in faccia non te la do la ragione, ma se per caso avesse ragione, se forse potessi cercarmi anch'io un lavoro diverso, no, io voglio la sicurezza, voglio il lavoro. Però hai insinuato un dubbio, seminario è seminare, va bene, e lui sarà libero di scegliere. Io mi sono sentita parecchio in colpa che, per il fatto che magari, che ne so, le mie sorelle facevano sempre i regali di compleanno ai genitori, eccetera, e io non c'avevo o i soldi o il tempo per pensarci. E però appunto mi è successo che l'anno scorso mia sorella aveva il marito che stava sorelle. Male. Anche le mie sorelle. E io ho potuto, grazie al fatto che non lavoro tutti i giorni, stare per un mese con la mia nipotina.
che è stato molto importante perché aveva bisogno di essere seguita. O mi succede che appunto vado a casa di genitori che hanno appena partorito e li aiuto con il primo appena nato. Per me questa è una cosa, mi rimane questa tradizione tante volte, però ecco, mi do tante volte, mi do questa risposta qua. Insomma. Anche questo è un condizionamento che voi avete superato, vi rimane il senso di colpa, ma è una scelta. Sì, e che condizionamenti sono quelli, come voi li affrontate oggi è diverso. Qui va bene. Poi è chiaro che c'è la difficoltà su quel momento, perché? Perché in quel momento a quale bisogno non date risposta? Non vi sentite? Accettati, accolti, riconosciuti, compresi. E come si fa a trasmettere? Stando nel senso di colpa? O andando in crisi perché forse? Oppure? E in questo caso può essere una comunicazione, può essere un'accettazione del suo punto di vista. Capisco che tu in questo momento non mi comprenda. Okay, questa è la strada che io ho scelto e non tolgo niente a te. Perché non toglietelo, anche a me dicevano una volta quando ho deciso con lo Stato, ma tu non paghi le tasse, vero? E allora le devo pagare io. No, tu le paghi in ogni caso perché hai fatto una scelta, io no. Ok, poi io non uso neanche gli ospedali, i medici, io non ho ancora un medico della natura e non lo voglio avere, grazie. Volevo riportare alla memoria l'esempio che avevi fatto all'inizio del cestino, no? Dove era legato al discorso della comunità dei soldi, però secondo me può essere un po' ampliato alla vita di comunità, ma anche alla società in cui viviamo, no? Io faccio qualcosa e metto nel bagaglio, nel cestino allargato, il mio qualcosa, che può essere lavorare 12 ore, può essere lavorarne 4, può essere coltivare le relazioni, può essere fare tutto quello che io faccio durante l'arco della giornata per soddisfare i miei bisogni, quindi anche entrare in relazione, costruire relazioni come hai detto tu. Da questo grande cestino poi in caso di bisogno io come posso andare ad attingere, no? Quindi in base anche a quello che ho donato o a quello che sono riuscita a creare. Quindi come hai detto tu, avevo coltivato relazioni e quindi avevo l'amica che mi dava da mangiare. Anche io a volte vado in crisi su questa cosa che non ho il lavoro fisso, non ho questo, faccio milioni di cose contemporaneamente, però è come se soddisfo tanti miei piccoli bisogni e ho la certezza che magari in quella situazione quel collegamento creato quel giorno con un sorriso, magari con un abbraccio, magari con una parola, magari con 2 euro prestati perché in quel momento magari ce li avevo, ritorna in qualche modo il favore che ho donato, no? Certo. Bene. Che ore sono che io non ho dato? Che ore sono? C'è proprio la causa del licenziamento di il tronco. Hanno abolito. Allora. Hanno abolito. Idee e punti che abbiamo toccato. Uscire dai condizionamenti. Pensare fuori dagli schemi, cioè ampliare. Vedere nuove prospettive. Trasformare dolore, crisi in opportunità, che non è un modo di dire la crisi in opportunità, farlo. Riprendersi il tempo. Adesso io vorrei, fondamentalmente in una parola, è emanciparsi. Crescere, scegliere la vita che vogliamo vivere. Come l'abbiamo fatto dai 17-18 anni a quel passaggio, oggi potete scegliere di emanciparvi dal sistema, scegliendo voi come soggetto. E per questo
preparati. Bene, visto che siamo agli sgoccioli, facciamo un giro di che cosa vi è rimasto, cosa vi portate a casa, giusto per avere queste cose. Io le faccio poi in weekend, poi facciamo due giorni sullo scollocamento, proprio su questa struttura però lavorativa, non sul lavoro. Immagina, Gabriella, che io forse è stato un lapsus però, nel titolo di questo seminario, piuttosto che scollocamento ho scritto discollocamento, che è ancora più rafforzativo. Oddio, doppia negazione. Afferma. Affermativo, appunto. C'è tanta voglia. Andiamo a raccogliere questa forza che ci dà sta voglia per agire da subito. È importante. Iniziate a farlo perché non è un salto, è un cammino. Prima iniziate, prima riuscite. Poi alla fine ci sarà il salto, ma è un salto. Più si cammina sicuro. Prima, più cortezzato. Bene, facciamo un giro. No, difficile, ogni volta che mi guardo dentro rimango bello bloccato, quindi all'inizio tutto nel momento, poi comunque niente, quello che mi è rimasto molto, diciamo, questa maniera di vedere, di attraversare la vita dicendo dove voglio andare, non da cosa sto scappando, non cosa rinuncio, ma cosa voglio. Diciamo, appunto, magari gli esempi erano diversi, per me sono più giovane, quindi niente, moglie, il lavoro, mai avuto un abismo. Mi rivedevo nel contesto e penso che su questo ci devo lavorare molto. Non lavorarci. E nel senso capire sempre di più, appunto, dove è la visione tra quello che voglio, quello che bisogno, quello che il mio benessere, cioè la ricerca, appunto, di cos'è il benessere. Io mi sento non lavorarci, allora, sbaglia, ok, comprendi l'errore, diventa la tua esperienza e fermato. E Edison ha detto che non ha sbagliato 101 volte, ha trovato 101 modi per non fare una lampadina, ma per fare qualcos'altro. Per cui iniziate a fare, non sarà giusto, ci si frega. Sulla strada giusta, perché tanto ho sbagliato. Va bene, sai già che quello non va bene. Grazie. Grazie. Tu? Io posso usare la metafora che hai usato prima. Allora, mi sento confermata da una cosa, sono già in sul percorso da un po' di tempo e potrei dirla in sintesi: sono sulla barcadella. Ho fatto la patente nautica, adesso sto cercando il vento buono, però l'isola la vedo. Non aspettavo dopo il vento. No, è solo una questione, penso, di momento, ma sto... Scoparti anche il treno. Eh? Scoparti anche il treno. Però con la barca vela sentendo il vento. Lo so che è diverso. No, ma sono già in viaggio. Bene. No, io dicevo così. È la verità. Bene. Allora, io sono contenta perché mi è piaciuto moltissimo tanto questo gruppo e quindi che cosa mi porto via? Sono parole grosse, ma un metodo che verrò a imparare di più da te, mi hai dato delle cose così e poi una sensazione di forza, perché di tutto quello che avevo in testa fino a un minuto fa e che ho ritrovato qui e che ho ritrovato nelle tue parole, adesso fatto. Io invece mi porto dietro appunto un discollocamento, perché io pensavo di essere venuta a un seminario dove si pretendeva di scollocarci dal lavoro. Io da sempre sono molto discollegata dal lavoro, quindi dicevo vabbè, ok, vado, ma vedrai che già tante cose le so. E invece mi sono accorta che non era un seminario sul dislocamento dal lavoro, ma anche da se stessi, perché si è parlato tanto, e questo mi è piaciuto, di relazioni di coppia e di comunità e di come discollocarci
rispetto alle nostre dinamiche. E quindi credo che, insomma, grazie tante, perché come al solito sono andata pensando sì, ok, però va tutto bene, l'importante è fluire, con la mia visione un po' fricchettona, che ci sta bene, e questo fluire mi ha ancora una volta portato tante cose. Grazie. Io ho avuto una autorevole e bellissima conferma delle mie idee e mi porto via la consapevolezza che dipende tutto da noi, da quanto noi sappiamo capire noi stessi, conoscerci, e che questa è la strategia per cambiare il mondo, per cambiare anche gli altri. Io intanto ti ringrazio per aver aperto questa bella visione della cosa e questo diciamo pacchetto di strumenti da utilizzare, insomma, in tutti i giorni. Posso dire che non avrei mai pensato di partecipare al tuo seminario, infatti pensavo di farne un altro, poi sono passato, ho guardato, ho detto vado lì, sono un po' impulsivo. E per il resto sono un gioco della vita, da quando, insomma, sono adolescente, e il gioco si fa sempre più interessante, e quindi, insomma, è tempo di agire. Yeah. Grazie. Intanto l'emozione più forte che ho in questo momento è un grande senso di gratitudine verso la mattinata, verso di te, insomma, verso questa situazione, ma anche verso tutto quello e tutte le persone che mi hanno già instradato un po' di tempo fa in questo modo di agire. Anch'io le più grosse scelte, quelle più radicali della mia vita, le ho fatte proprio impulsiva, so che devo fare questo, lo faccio subito, faccio questo, se non cioè, chi mi segue bene, chi non mi segue pazienza, io vado. Per quanto io sia invece una molto che tendo a ragionare sopra, invece ho scoperto che quella parte lì è quella che funziona e quindi seguo quella. E quindi credo che la prima cosa che farò sarà ringraziare diverse cose, diverse persone, ma prima di tutto me stessa per lasciarmi la possibilità di ascoltarmi. E un'altra cosa che invece mi è piaciuta molto è l'idea di rimettersi sempre in gioco, in discussione. Quindi ogni scelta, ok, ho fatto questa scelta, subito l'istinto, va bene, ma poi è come se cosa posso fare subito per migliorarla, oppure se c'è qualche stradina leggermente nascosta che magari è ancora migliore di questa. Quindi molto molto bello. Anch'io voglio ringraziare perché è stato veramente molto bello e mi è arrivato, cioè sono proprio felice di aver riscontrato proprio tante cose, no? Le scelte e questa prima fase che l'essere umano, secondo me, è proprio questo scollocamento, no? Su quello che anche secondo me è il primo grosso lavoro, il primo passo su tutto, no? La cultura, la famiglia, che è quello il vero scollocamento profondo. E quindi sono stata benissimo e mi porto a casa questa cosa riguardo alle scelte, appunto, anche adesso quando hai detto non aspettare troppo il vento, cioè magari riprogettare appunto sul fatto del voglio, posso, scelgo, che è molto bello ogni tanto proprio riprendere in mano sui tempi, no? Quindi anch'io ho degli spunti per magari vedere, non dico di velocizzare, però è bello rivedere su, perché magari ci sono delle cose lì che si possono innovare e rimuovere, anche magari rivedere i propri limiti, cioè una spinta in più sulla crescita, sul percorso, quindi grazie. Grazie a tutti, grazie a Gabriella. Io ho sentito molto risuonare in me tutte le nozioni che sono uscite da tutti e mi sento nel posto giusto, oltre che qua in questo momento, ma anche nei confronti di quello che ho scelto negli ultimi anni e quindi nella mia strada,
Diciamo che adesso sto sfoltendo più a livello relazionale i rami secchi di cui si è parlato all'inizio, ed è quello dove mi sento più in difficoltà. Quindi riuscire a creare nuove relazioni è facile per me, però non sentirmi giudicata da chi ho amato per tanto tempo. E questo è quello che mi sto focalizzando ora. Sono contenta che mi è stata portata ancora più alla luce questa dinamica che devo affrontare. Grazie. Io mi porto un supporto nel coraggio di scegliere e di dare spazio alla bellezza, di vedere la bellezza e dare spazio alla bellezza in quello che sto scegliendo. Grazie Gabriella, perché negli interventi di tutti noi, anche se io parlo sempre molto poco, mi rivedo, mi rispecchio, a un certo punto ce n'è anche bisogno di parlare, perché tutti abbiamo gli stessi movimenti. E in questo momento ho una sensazione di consapevolezza, semplicità e piacevolezza e sono io altrettante come tutti ho sentito questa profonda coraggio e profonda verità di tutte le parole. Quindi una condivisione totale di quello che è stato e il fatto di sentirmi a casa, di sentirmi condividere di non essere soci. Grazie Gabriele, sempre un'avventura. Secondo me è entrare in uno spazio che mi danno tanta energia, tanta forza e pazienza. Grazie Gabriele e tutto il cerchio, perché rispetto a queste riflessioni avevo bisogno di coraggio e adesso mi sento speranzosa verso il futuro. Se dovessi racchiudere in una frase, dico siamo, per il solo fatto di essere vivi, siamo liberi di stare vivi, abbiamo la libertà di stare vivi. Io sono contenta di essere qui perché era successo un problema, probabilmente non sarei venuta, però sono qui e sono felice di esserci. Grazie a tutti per questa mia esperienza e riporto una frase di un insegnante che mi dice che la bellezza la dobbiamo trovare dentro di noi e soprattutto l'essenza, proprio esprimere tutto, far rimanere proprio un fulcro più essenziale possibile. E così troviamo proprio la nostra energia, quello che siamo realmente come persone. E sono convinta che così possiamo dare tantissimo. Grazie. Sono contenta perché... Per favore, io sono Dico sono giovane, però dopo anni in cui cercavo di collocarmi, mi aspettavo con gli amici, cercare approvazione da tutti, qualche anno questa parte sto usando queste chiavi, a vedere questi chiavi
Funzionano, io l'ho provato, perché anche il centro di conoscimento, c'è bisogno di molte cose, è importante che sia un po' di più. Ok, allora vuol dire che dentro di me qualcosa funziona e funziona. E sta andando con i suoi tempi, i giusti tempi. Quindi grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti voi per la vostra presenza, sincerità. Grazie a te Gabriella, io vedo e sento che stai facendo un lavoro molto utile e lo stai facendo molto bene. Io ho sentito molta conferma anch'io, perché ti sento già parecchio, diciamo, camminatore su questo sentiero dello sfollatamento, sia esterno, quello che avevamo parlato di lavoro, anche interno, dai. E quindi ho sentito in quello che hai detto, in quello che abbiamo cercato di riflettere insieme, molta risonanza, e quello quindi come sentimento mi portavo già dentro e penso di aver già largamente agito sulle cose che ho spesso. Quello che mi ha aiutato molto oggi penso sia di poterlo, quello che è già stato un sentimento, una guida interna, di poterlo tradurre, riportarlo nel cervello per farlo, forse anche più per aiutarmi ad esprimerlo verso altre persone, quindi per coinvolgere anche quelli che mi sono vicini e cari. E... grazie. Io posso dire, nel senso sarebbe un rubare o qualcosa a voi. Lo tengo dentro nel cuore i sentimenti di aver conosciuto te e di aver visto tutti i vostri occhi, le vostre espressioni nel momento in cui dicevi qualcosa. No. Mi porto dietro queste emozioni, mi porto da quando, dopo queste belle chiacchierate, dialoghi che abbiamo avuto, perché non c'è stata una maestra, c'è stata un'amica, una persona messa alla pari, non ci manca cattedra. Porto dentro di me la consapevolezza delle scelte che ho fatto e che sto facendo, che sono quelle giuste. Il cambiamento non ho voluto cambiare per gli altri, ma per me stesso, perché mi voglio bene. E dopo vorrei dire che in tavola, oltre a carne, c'è anche l'insalata. Ciao! L'ultima parola. Verrò a cena da te. Aspettate la coppa. Beh, io sì, ringrazio perché questi momenti mi fanno. Come fai a stare che pantaloni? Mi fanno rivedere come alla fine la scelta che ho fatto tanti anni fa è una scelta chiara. Lo so, quello che ho scelto e anche se affronto momenti in cui ho ansia o preoccupazione eccetera, so che questa è la vita che vorrei. Il fatto anche di rispondere alla domanda cosa farei e se domani sapessi che devo morire, dire quello che sto facendo, wow, mi sento molto fortunata. Anche questa parola. Hai fatto la cifra giusta. Me la sono conquistata con i cani. Me la sono conquistata con niente, dai. Dai Venezia. Io in realtà adesso sono un po' nervosa.
questo punto di esperienza. D'altra parte forse un po' me l'aspettavo, ma il discorso del c'era sicuramente solidale, del nuovo nome, perché mi dava l'idea di un movimento che alla fine sto avendo. E focalizzare sono state tante cose, quindi faccio fatica un po' a focalizzare. E prima della tra quello che è successo prima della pausa e dopo la pausa, mi si è chiarito un po' il discorso della scelta, perché mi ponevo un problema su delle scelte obbligate. Invece il discorso del cioè noi scegliamo tra le opzioni che vediamo, e quindi ci sono delle scelte anche a valle, delle scelte implicite, delle opzioni che abbiamo scelto di non voler vedere, e quella cosa mi ha chiarito un po' quello che era un mio grosso dubbio. Ma il nervosismo piace, in realtà io sono, cioè mi sembra che sia sempre, diciamo, il prerequisito per qualcosa, quindi alla fine sono contenta. Grazie. Posso dire un'ultima cosa? Vai Luigi. Vorrei lanciare un messaggio di ottimismo, nel senso che quello che registro, essendo venuto a questo incontro, è che mentre fino a ieri la conquista della consapevolezza era riservata, o meglio, forse quelli della mia generazione e quelli della generazione prima arrivavano molto tardi a questa consapevolezza e quindi a prendere in mano sto timone della nostra vita, oggi vedo qui tantissimi giovani che già a un'età fantastica, insomma ventenni, poco più che ventenni, hanno già il germe di questa consapevolezza, e secondo me l'obiettivo deve essere quello di arrivare a crescere figli piccoli già con la consapevolezza, cioè a liberarli da queste maledette condizionamenti che li portano fuori strada. E in fondo la realtà di oggi ci sta dimostrando questo, che già abbiamo fatto un passo, nel senso che da 40 anni siamo scesi a 20, e quindi già questo è un guadagno di 20 anni, ragazzi. Fra un po' arriveremo ad avere dei bambini di 5 anni che già cominciano. Sì. Bene, grazie, molto importanti, vi ringrazio tutti, tutte le volte che faccio queste cose mi riprendo la mia carica, mi riprendo il mio entusiasmo, se per caso dovessi vacillare, per cui vi ringrazio della forza che mi date anche attraverso tutti i giorni. Grazie. Grazie a tutti. Bene, voi se avete bisogno di qualcosa solo pazienza. Solo pazienza. Lo so, io sono nello stesso posto, ma io non c'è più. Tu ci sei venuto lì? Allora va bene, dove era con il regno? Ma Alessandro Pittore di Firenze. Cazzo! L'errore è quello di rispettarsi che avete. Insomma, io in questo tempo non c'ero. Io quello che stai raccontando te lo conosco da quello che mi ricordo. E invece noi quell'altro, diciamo, progetto iniziato in quel tempo purtroppo è fallito nel caos, nel non essere preparati per l'inverno, di quanto io posso solo dire quello che mi hanno raccontato, perché non ci sono stati. Quindi noi siamo arrivati nello stesso posto, noi abbiamo comprato il terreno di questo è il nostro. Ma io voglio 43 anni di carattere.